Buongiorno a tutti, siamo in diretta dal Museo Martini Testelline. Questo è il primo dei nostri eventi che facciamo in diretta online sul canale YouTube. Prove tecniche per vedere se la connessione funziona. Allora, ricominciamo. Dalla regia mi hanno detto che non si sentiva. Adesso comunque io vi voglio proporre una poesia e dovrei adesso ricordarmi come faccio a farvi vedere che è la prima volta che facciamo diretta. Ce l'abbiamo fatta. La poesia del signor Porta ha due titoli, è un strios e un esempi. Un esempi è una raccomandazione, è l'esempio di qualcosa che bisogna fare, eccetera. E andiamo a leggerla. Una vegiana esusa, spiossera, avara, tenia, pidociusa, che per cavado un pus la cruz d'unghel, lavorava a fa la corda cu la pel. Tanto tempo fa, quando avevi 6 anni, una volta ho visto una figura bellissima. Dente era un liber che cantava tanti rob della foresta vergine e che si chiamava Story Vivu. La figura la faceva vedere un serpente boa che l'era dre a mandare giù una bestia. Ve fu vedere come l'era quel disegno. Siamo al Museo dei Martinit e oggi cominceremo questa nuova avventura con le nostre passeggiate più che virtuali ormai per i sestieri di Milano. Della chiesa di Santa Maria dei Miracoli, costruita tra il 5 e il 600. Qui vediamo l'altro lato del porticato e voi vedete che qui si apre una cancellata che dà su un giardino che collega la chiesa di Santa Maria dei Miracoli con un'altra più antica chiesa. Questa è la Madonnina di Sant'Ambrogio, detta anche Madonnina del Miracolo, che è l'affresco, per quanto assolutamente ridipinto, un po' pasticciato nelle epoche successive. A cui dobbiamo sostanzialmente la costruzione di questo santuario. Si racconta che questa immagine, il giorno 30 dicembre del 1485, si sia messa in movimento e abbia consolato i milanesi che erano in preghiera, guarda caso, per scongiurare uno dei tanti pericoli di malattia. Questa Madonna quindi divenne oggetto di una grandissima venerazione. Sibilla Leramo, che potremmo definire la nostra Amazzone, una pioniera nel riscatto femminile. E entriamo con Colette in un'altra dimensione, siamo nella biografia. Innamorata dello scrivere e dell'amore, si riscatta con il Café Chantant, esalta l'arte del corpo senza voce, il mimo, si traveste da uomo in modo assolutamente affascinante, inventa una moda, rompe il tabù della differenza di età tra gli amanti. Confessa in numerosi romanzi di successo la propria vita, riceve alla fine il riconoscimento della Legion d'Onore. È Virginia Woolf, che è una tra le maggiori scrittrici in assoluto, non solo del secolo scorso, ma secondo me. Il libro di cui parleremo adesso è Flash, una biografia canina. Virginia Woolf fa parlare un cane, possiamo dire celebre, il cane di Elizabeth Barrett Browning, la poetessa che noi vediamo ricordata anche nelle pagine di Flash. È molto simpatico anche leggere in questo libro il confronto che spesso Virginia Woolf fa tra il mondo e l'atteggiamento umano e il mondo e l'atteggiamento canino, per concludere sempre con l'attribuire al mondo animale una superiorità rispetto agli umani.
parliamo di Jane Austen. Questa volta ne parleremo in un modo non ortodosso. Ci sono poi i gossip, no? Che sono però... Di solito sono che a far aspettano... mio, però vedremo. Tra questi noi iniziamo, vedo già... apprezzamento da parte del pubblico, e questo è stato un desiderata di Maria Luisa. Ho imposto questa immagine, che io ricordo essere anche più ampia di così, che se voi andate in internet e cercate Collins vs. Price and Prejudice, casacca bianca, viene fuori immediatamente questa immagine, che era l'immagine in cui Darcy risaliva da un lago dove era tutto caduto, era un po' bagnato, era sudato dopo una caccia, non ricordo. Però... Oggi incontriamo Diana Karen, che è veramente un'artista nel vero senso della parola, perché lei si interessa di tutte le arti. È attrice, è regista, sceneggiatrice, produttrice, scrive poesie, scrive libri, ma ha una bellissima voce, canta e dipinge. Con questo film, Sofia di Cravonia, definitivamente Diana Karen diventa la diva. E c'è da dire anche una cosa, che lei infrange un tabù che fino a quel momento, anche se l'industria cinematografica era giovanissima, però c'era sempre stato. Cioè lei guarda in camera. Oggi abbiamo un'altra delle nostre passeggiate, ci spostiamo a Roma in compagnia dell'amica Daniela Brignone, che è curatrice dell'archivio del Museo della Birra Peroni. È la prima volta che visiteremo il museo online in via di lancio proprio in questi giorni durante la settimana della cultura d'impresa, quindi siete i primi che godete, diciamo, potrete godere di una visita guidata virtuale. Angelo Rizzoli, eccolo qui in tutto il suo splendore. Angelo Rizzoli è stato anche un martinite, per cui è un benefattore molto particolare. Nasce a Milano il 31. Iniziamo parlando di Ernesto Bazzaro, che è un artista molto importante. Nell'ultimo periodo della sua vita, Bazzaro si dedica anche alla produzione di numerosi disegni, e uno di questi è proprio custodito nella Galleria dei Nostri Enti. È un ritratto di Teresa Vogliasso Duminelli. Quest'oggi parliamo di una vicenda tratta da documenti d'archivio dell'Archivio di Stato di Milano. Le vicende di cui vi raccontiamo nei giovedì pomeriggio sono vicende perfettamente reali e sono costituite da fascicoli che si trovano appunto negli archivi cittadini. Quest'oggi vi parliamo di criminalità aristocratica nella Cremona spagnola. Una vicenda che si svolge nel febbraio del 1561, quando un servitore della famiglia dei Gonzaga di Cremona, Antonio Maria Nigrini, aveva sparato per scherzo un'archibugiata a un pesce nel fossato delle fortificazioni ed era quindi stato immediatamente arrestato per porto d'arma illegale, secondo le norme di legge dell'epoca, ed era stato rinchiuso nel castello. La pena prevista erano 3 squassi di corda. Quello di oggi è un appuntamento che racconta un episodio custodito nell'archivio diocesano di Milano, e questa volta si tratta di una storia d'amore. Dal titolo questo matrimonio sta da fare. Si tratta del matrimonio tra Massimo D'Azeglio e Luisa Momery Blondel. Massimo D'Azeglio ci racconta in prima persona che si innamorò perdutamente nell'inverno del 1834, che era lo stesso anno in cui era morta la prima moglie Giulia, a settembre. Quindi ci impiega proprio poco per trovare un'altra donna, perché le male lingue dicono che ci fosse già da prima, perché Luisa non è una conoscenza, diciamo, esterna, ma una conoscenza della cerchia familiare, era una familiare di D'Azeglio e soprattutto della prima moglie.
e qui le cose si fanno dal punto di vista delle parentele abbastanza complicate, diciamo una trama complicata, potremmo paragonarlo al Beautiful dei nostri tempi. Mentre noi corravamo la morta gora, dinanzi mi si fece un pien di fango e disse: chi sei tu che vieni anzi ora? E io a lui: si vegno, non rimango. Ma tu chi sei che si sei fatto brutto? Rispose: vedi che sono uno che piango. E io a lui con piangere e con lutto spirito maledetto: ti rimani, chi ti conosco, ancor si è lordo tutto. Chi cerca il signore? Non è questa la villa del conte Rambaldi? Sì, signore, ma il signor conte è partito fino da ieri sera, dopo i funerali. Alfonso fu preso da un forte terrore e si sentì come un cupo ronzio nelle orecchie. I funerali? Dunque è morto qualcuno nella villa? Sì, signore, è morta la signora contessa. Alfonso mandò un grido terribile. Ines balzò dal legno per correre a lui. Abbiamo poi organizzato diverse conferenze online e in definitiva, per darvi qualche numero, abbiamo prodotto 74 dirette dei martedì al museo, 9 dirette sui benefattori e gli artisti della quadreria, 10 dirette sulle storie d'archivio, 13 conferenze, 9 letture d'Antis, 22 puntate del radiodramma Il bacio d'una morta, 9 episodi di Storie di Martinit e per finire i 26 video con le pillole del museo, le nostre prime produzioni. Tutto questo è solo l'inizio. Speriamo di continuare questa avventura contando sulla vostra costante presenza e apprezzamento. Buone feste!